Joseph Horowitz Weiler, un grandissimo onore averla qui, giurista accademico di gran fama, per anni rettore dell'Istituto Universitario Europeo a Firenze e quindi cittadino italiano. Ha insegnato in tutte le università europee, americane, canadesi possibili e immaginabili, ha decine di dottorati honoris causa, è stato condirettore del Jean Bonnet Center for International Economics, Law and Justice. Beh, che dire, curriculum eh? infinito. Eh. Cosa posso fare? Lei è ebreo e ha una lunga storia di amicizia con i cristiani, come mai? Eh, la domanda è un po' sorprendente, come fosse se sono ebreo e non posso avere una lunga amicizia con cristiani. Ha ragione, ma io era provocatoria perché non capita così spesso. Però per me era una cosa naturale, anche mio padre che era rabbino era molto attivo sull'interfaith. Poi anche, soprattutto in Europa, la comunità dei credenti devono stare insieme. So che lei è stanco di parlare di Europa perché parla di Europa da 40 anni e, e ha difeso con forza sempre l'Europa difendendo le radici culturali dell'Europa che sono radici cristiane. E, per esempio ha difeso la possibilità di appendere il crocifisso nei luoghi pubblici perché la presenza dei simboli religiosi eh, non è in contrasto con la laicità dello Stato, giusto? <ride> quando lo Stato è laico può decidere chi vuole essere laico come la Costituzione francese che dice che lo Stato francese nell'articolo 1 è laico la confusione è quando pretendono che questa laicità è una cosa neutrale e non è affatto neutrale e quello è il problema e sì, a livello di simbologia pubblica dei simboli dello Stato, eccetera, eh, perché tutto è permesso tranne la simbologia religiosa? Si, si può immaginare l'Irlanda senza il cattolicesimo, si può immaginare l'Italia senza questa lunga storia. Diventa un'autonegazione. Allora. Secondo me non c'è nessun problema, finché a livello individuale e personale si rispetta la libertà religiosa e la libertà dalla religione, non c'è nessuna obiezione che a livello simbolico, eccetera, si onora questa tradizione, queste radici religiosi, in questo caso cristiani. Lei ha scritto nel 2003 questo testo, Un'Europa cristiana, un saggio esplorativo. È un testo che ha amato molto Giovanni Paolo II e anche, e anche Benedetto XVI. Ed è un testo base, tanto più perché l'ha scritto un ebreo osservante, figlio di un rabbino, eccetera, eccetera, e ne parleremo. Perché succede forse l'opposto di quello che si vorrebbe in uno Stato laico, cioè che è l'identità cristiana oggi in Europa ad essere discriminata dal pensiero liberale. È un po' vero. C'è anche in quel libro, già venti anni fa, nel 2003, ho parlato sul cristofobia. Ecco. È una cosa un po' divertente perché dopo il secondo Consiglio Vaticano l'idea dello Stato confessionale è stata abbandonata definitivamente per ragioni religiose, non per ragioni liberali. E ora abbiamo una, nuova, una cosa che sembra un nuovo stato confessionale, soltanto che la religione che è confessata è la laicità. E questa per me non ci va. È un umano, una nuova religione che è un umanesimo molto vago, generico, globalizzato, condito di ecologismo, e dove in fondo tutto è relativo e tutto è individualistico. Non so sì, tutto è relativo, e sono valori importanti, però quello. Allora si può essere, rispettare l'ambiente e tante cose, però c'è quasi un'ostilità contro le comunità religiose. E quell'idea che inerenzia della rivoluzione francese che la religione deve essere una cosa privata e la cosa triste per me è che la comunità dei credenti cristiani hanno internalizzato questa idea della rivoluzione francese che la religione è una cosa privata sì. e non lo è in sacrestia ehm, questo riguarda anche il, il popolo dei credenti di fede ebraica o soltanto i cattolici? Anzi, cristiani, perché sul, sul riflusso nel privato, i protestanti sono stati pionieri, eh, io penso che perlomeno gli ebrei credenti, eh, senti, il, il profeta Michea dice: Cosa chiede il Signore da voi? Fare giustizia. Avere misericordia e camminare umilmente con vostro Dio. Camminare umilmente sì, ma non in segreto. E io penso che gli ebrei credenti non camminano nascondendo l'identità religiosa. Invece, conosco tanti amici cattolici che quando sono a casa. Fanno il segno della croce prima di mangiare, fanno una benedizione, ma quando sono al ristorante, quando sono al posto di lavoro, sono come il marranos, cioè perché è una cosa privata. Nessuno non deve sapere chi sono cattolico credente. E secondo lei questo dipende dalla timidezza, dalla paura di essere emarginati o proprio dall'aver fatto nostra un'idea? Laicista di religione? Tutte e tre, però secondo me anche con quello che ho detto. In la nostra cultura, perché siamo tutti figli della rivoluzione francese, internalizzando l'idea che la religione è una cosa privata. Cioè, anche in situazione che non ci sarà nessuna discriminazione, nessuna conseguenza. Eh, sono cristiano a casa, ma fuori. Sono cittadino e quello secondo me è peccato, perché soprattutto quando noi credenti siamo diventati minoria in Europa, le chiese sono vuote. In Francia la figlia dell'Eglesia, della Chiesa, 5% vanno regolarmente alla Messa, allora non dobbiamo essere militanti, aggressivi, orgogliosi, però i nostri vicini devono conoscerci come gente di religione, gente di fede, perché sennò l'Europa dimentica che significa la religione se non è un contatto quotidiano con gente di fede e perciò è un po' peccato. Ci si vergogna di Cristo. Hai detto tu, e, e per quale motivo i cristiani che non si vergognano di Cristo danno tanto fastidio? Perché lei usa il termine Cristofobia? E per tanti. Per tante ragioni. E si può qui solo speculare, perché Tanta gente sono ex cristiani, allora è una memoria, un fastidio, può darsi o sbagliato di abbandonare la fede, allora danno fastidio in, in questo senso. Anche per la memoria dello Stato confessionale, eh? Eh, ah, quelli cristiani che vogliono dominarci, eccetera. Eh, perché la nostra cultura contemporanea, Veramente ha internalizzato, questa è una cosa privata, non deve mostrarlo in pubblico, eccetera. Non ha fatto una lampada per stare sotto il moggio. Sì, giusto. Lei è un grande studioso, un appassionato dei Vangeli, perché questo interesse per Gesù? Come si può essere una persona colta nell'Occidente <ride> senza leggere seriamente il Vangelo e il Nuovo Testamento? Almeno per capire i monumenti e i quadri. Che non è poco. È eh certo perché non è poco perché la gente che non legge l'Evangelo e vanno agli uffizi o vanno a Prado o vanno a... E fanno finta e non sanno quello che guardano e allora ma non solamente per capire i quadri, per capire la nostra cultura, per capire le nostre radici culturali essere figlio dell'Occidente è... E... E... La cultura cristiana è, è fondamentale, quella sintesi fra Roma e Atene, fa, Atene e, Gerusalemme. e Gerusalemme. Allora, una persona colta deve interessarsi anche sull'Evangelo, poi è un bellissimo me messaggio. Senta, questa crisi di identità, questo sganciarsi eh, alle volte anche rabbioso da un'identità religiosa cristiana. Eh, significa anche sprofondare in una crisi culturale europea? Ti dico in che senso secondo me c'è una crisi culturale. La nostra cultura è una cultura dei diritti, diritti fondamentali, diritti umani. Si parla tutto il tempo sui nostri diritti. Pensa un italiano, i suoi diritti sono protetti a titolo giusto, della Corte Costituzionale italiana, della Corte di giustizia dell'Unione Europea, della Corte dei diritti di Uomo di Strasburgo. Cioè, questo mostra... E nessuno di noi non vuole vivere in una società che non rispetta i diritti fondamentali. Però, quella che è la secolarizzazione, e qui c'è la crisi culturale o la crisi spirituale, e vorrei aggiungere una cosa, io non... Giudico una persona secondo la religione, perché conosco persone religiose che sono orrende e conosco persone atee che sono nobili. Allora non giudico la persona secondo la sua fede. Però c'è una voce che è sparita dalla cultura politica dell'Europa. Si parla di diritti e mai non si parla di doveri. Doveri individuali. e Perché? Perché una volta prima del processo della secolarizzazione, ogni settimana in ogni chiesa, in ogni paesino, eccetera. Devi, devi. Non si va alla chiesa per sentire un sermone. Si dice sui tuoi diritti, è sempre i tuoi doveri: i doveri verso l'altro, il dovere verso la società, i doveri verso il Signore. Però è su un discorso di doveri non esiste più discorso di doveri nella nostra cultura politica attuale e questa è una conseguenza della secolarizzazione perché anche una persona laica ma nella cultura generale sempre c'è la voce doveri e quello non esiste più e quello per me è una perdita sia culturale e parlo di cultura politica sia spirituale perché, che è l'uomo? Solo diritti e non doveri. Mettiamo l'uomo al centro e si cambia in uomo autocentrato. Soprattutto poi, quando ogni ghiribizzo, ogni desiderio si pretende farlo diventare un diritto. Sì. Eh. Allora, se tu mi hai chiesto se c'è una crisi culturale, spirituale. La prima cosa che dico. La cultura dei doveri è sparita. C'è un politico oggi in Europa che può ripetere quello che Kennedy, cattolico, ha detto nella sua inaugurazione: non chiedete cosa il vostro Stato può fare per voi, chiedete cosa un politico europeo che farà questo discorso. Non, gu non guadagnerebbe molti voti alle elezioni. E così. Senta, eh, senta, Weiler. Lei citava prima suo papà, Rabbi Moses Haim, hm? sì. eh, che ha vissuto a lungo in Sudafrica. Lei, infatti, è nato a Johannesburg. Noi siamo una famiglia classica di ebrei eranti. Mio padre è nato in Polonia. Poi se la famiglia si è trasferita in Latvia, a Riga. In 1920 sono andati in Palestina, alla nuova città di Tel Aviv. Poi, quando lui ha finito il liceo, non c'era ancora un'università in Palestina, è andato a studiare in America. Poi, Africa. E poi è tornato in Israele. Sì, anche per il suo impegno, eh, netto come insegnante, educatore, fondatore di scuola contro l'apartheid, persino Nelson Mandela cita il lavoro di suo padre. Senta, lei è un ebreo osservante peccatore, ma osservante, sì. E non è un rabbi, come suo padre, come tutta la sua lunghissima famiglia. Sì, era una tristezza del mio padre che era la prima generazione che non c'era sei figli e non c'era neanche uno rabbino boh cosa posso fare un professore un pochino come rabbino perché rabbino originalmente vuol dire insegnante però non facevo rabbino boh chissà perché mi ha colpito molto una sua, una sua parola che scrive così, il giudaismo è la religione con cui Dio si relaziona col popolo ebraico, il cristianesimo con il resto dell'umanità. Sì. È una, una frase così chiara, così netta, che non ho mai sentito da molti teologi. Così io vedo, così io leggo la scrittura sacra quello che voi chiamate Antico Testamento e Nuovo Testamento. Dio prima si rivela a una persona, Abramo, poi si rivela a un popolo, gli ebrei, in una maniera molto particolare, con il Nomos, con la legge, con tutte queste cose. E poi con Gesù Cristo si rivela al resto dell'umanità. Così lo vedo. Eppure ci sono ancora punti critici, punti di frizione, di lontananza tra questi due popoli. C'è perché... La storia ha ferito tanto. Perché non siamo sincretisti. Ci sono differenze importanti fra le due religioni. E poi c'è anche un'istoria triste, di persecuzione, di... Eh, sai come Si dice in italiano, non lo so, Christ killers. Voi avete ucciso il nostro salvatore, che fra l'altro dovevo morire per offrire salvezza. Felix culpa. Allora c'è un'istoria complicata, e non bisognerebbe negarlo. Non è che però, soprattutto dopo il secondo Consiglio Vaticano, e soprattutto. Sotto Giovanni Paolo II è Benedetto, è ora Francisco. e ora Francesco le relazioni fra cristiani e ebrei è molto, molto diverso. Si vede nel documento del Vaticano del 2015, c'è veramente una comprensione reciproca delle due religioni. Giovanni Paolo sempre ha detto fratelli maggiori, e io scherzando, ho detto. Sì, fratelli maggiori perché sappiamo che Dio sempre ha preferito il fratello minore. Eh, c'è la storia di Sauli, che insomma non è tanto. No, non, è solo, non è solo questo. <ride> però accetto essere il fratello maggiore. Giovanni Paolo II lo intendeva in un senso buono. Oh, no? Naturalmente, naturalmente. Lei è stato amico molto di Joseph Ratzinger? Di Joseph Ratzinger, amico molto no, ma l'ho conosciuto, l'ho visto e lo apprezzo molto è un teologo di una raffinatezza eh, incredibile soprattutto come legge la Bibbia eh, che i cristiani conoscono i cattolici conoscono molto poco sì perché tutti hanno a casa suo, i due volumi sul suo libro sul Gesù ma nessuno non lo legge <ride> invece io l'ho letto pagina per pagina l'ho studiato è veramente un teologo della Bibbia molto molto fine i suoi figli. Lei ha cinque figli sì. Weiler, e sono tutti ebrei osservanti e da cinque. Sono due osservanti, due non osservanti, e uno che appena si sposa, ritornerà a essere osservante. Perché? Per perché la moglie è osservante, non solo quello. Perché vorrà che i suoi figli saranno cresciuti come lui era, e lei come li ha cresciuti i suoi figli? In una famiglia osservante. Nella libertà però. Quella fondamentale. È la coerzione religiosa è contro la volontà di Dio, non è un principio liberale, un principio religioso. E quello Ratzinger è fantastico. Se non hai la possibilità sia esterna, ma anche interna, di dire no al Dio, il tuo sì non vale. Deve essere una scelta, imitazio Dei, che viene da una piena libertà. Posso dire no, ma scelgo dire sì. E perciò sono cresciuti in una casa religiosa osservante, però sapevano sempre che hanno la scelta. E, e come mette insieme un ebreo osservante il tema della legge col tema della libertà? Perché con, eh, contraddizione? Ho appena spiegato. Il tema della libertà è fondamentale per una persona religiosa, sia ebreo sia cristiano, perché senza questa libertà quello è dignità umana de del Secondo Consiglio Vaticano. Senza la libertà, l'osservanza, se mio figlio segue la, le la legge di Sh 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 sabato, di Kashrut, eccetera, solo perché il suo babbo l'ha detto, vale poco. Deve essere una decisione autonoma. Quindi lei ci sta spiegando che l'obbedienza alla legge risponde alla mia libertà. Sì, signora, lo dico esattamente questo. Perché le nostre... il monatismo abramico non è soltanto credere in un Dio, è un Dio trascendentale, non è un... una vacca, non è un fiume, non è il mare, non è il sole. Non è un idolo. Ma anche una religione di alleanza. Dio offre, e tocca a noi di accettare o non accettare questo che Dio ci offre. Quella è l'originalità del, del monoteismo abramico, che è una basata su un'alleanza. Ha detto Giovanni Paolo II: La Chiesa propone, mai non impone. Senta, eh, io so che lei, a parte che in Italia ha imparato a tifare la Fiorentina, quindi è diventato un gran tifoso di calcio, le piaceva anche molto andare in moto e lanciarsi col paracadute. Eh, non, non si direbbe eh, vedendola così così eratico. No, 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 no. <ride> non volevo assolutamente volevo fare riferimenti grasso, fisici. Eh? No, no, non è così. E, mh, e poi so che lei ama molto la musica e che addirittura ha messo in musica un testo famosissimo, ci racconta questa storia? Sì. C'è questo favoloso canzone di Leonard Cohen, Alleluia, che tutti conoscano. Alcuni non ascoltano la lirica, le parole. E quella è una storia del re Davide e la sua relazione con Baccabea. Mm -hmm. E secondo la canzone di Leonard Cohen è stata Batseba a ingannare Davide. Il re tira, il re come tutte le donne che sono sempre un po' streghe? Eh? Invece è tutto il contrario. È certo. il Davide che ha forzato eh, Batseba, è il Davide che ha mandato. Davide è riuscito con la sua storia di Batseba di violare tre dei dieci comandamenti. Non, come si dice, non don't covet, e poi eh, adultero, e poi anche non eh, ama, ama, amare la donna d'altro? No, e non ammazzare. E non uccidere. Perché, non uccidere, perché ha fatto uccidere il marito di Bazzebea. Allora, io ho scritto nuova versione di Alleluia dal punto di vista di Bazzebea, che è molto, molto più leale alla scrittura sacra. Al libro di Samuele, penso che sia capitolo 11, e ho trovato una cantante polacca favolosa. L'abbiamo registrato e recentemente l'abbiamo messo su YouTube. E noi l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo volentieri. Grazie, è fantastico. Grazie, professore. Grazie, grazie, grazie a tantissimo. voi.